Quinta posizione della nostra 5-Up settimanale per una notizia che ci è particolarmente piaciuta. Il prossimo 1 giugno, un sabato, San Pellegrino Terme ospiterà una tappa del Giro d'Italia in bike. Con l'impegno di Promo Eventi Sport, dopo il Giro dei Professionisti, sbarca in Valle Brembana una manifestazione che ha anche una grande valenza sociale. Un evento giovane, ma che non manca di energia e innovazione. Occasione per vedere da vicino campioni del paraciclismo come Alex Zanardi. Al quarto posto il biker aerobico Oscar Lazzaroni, capofila di una proficua spedizione bergamasca dei biker in terra bresciana per la Monticelli Bike, prova di Brescia Cup, dove si sono messi in vista numerosi giovani. Ma tornando ai più grandi, l'atleta della VR Compositi ha vinto la classifica assoluta, dimostrando ancora di avere tanta voglia di pedalare. Terza posizione per il dilettante Davide Villella del team Colpack, che sta impressionando ancora per costanza di rendimento in tutte le gare di alto livello. Finora poco fortunato, non essendo riuscito ancora a centrare il successo. La sua bestia nera nell'ultima settimana è stato Zordan, che lo ha beffato per due volte nei metri finali, prima in Toscana e poi a Collecchio. Scommettiamo che a breve romperà il ghiaccio? Secondo posto per lo junior Lorenzo Rota, che sulla scorta del buon piazzamento all'Internazionale di Loano e della convocazione azzurra per il Giro dell'Istria, domenica scorsa ha raccolto un altro importante secondo posto a Biella, battuto solo dallo sloveno David Perr. Nella stessa gara ben si sono comportati Guizzetti e Terruzzi del Giorgi e Bresciani della LVF. E la prima posizione della nostra 5-Up per la splendida doppietta messa a segno dal duo della TX Active Bianchi, formato da Oscar Vairetti e Giorgio Rossi, rispettivamente primo e secondo nella gara allievi di Nalles, nell'ambito degli internazionali d'Italia Series MTB. Una prova di forza che lascia ben sperare per i prossimi importanti impegni.